Bene, eccoci in una nuova puntata di Scratchpedia, che come sapete è una rubrica di tutorial per approfondire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi vediamo una cosa un po' particolare che mi è stata richiesta. Vediamo come realizzare un editor grafico, cioè uno strumento che ci permetta di disegnare su Scratch a mano libera attraverso il mouse, muovendo il mouse, quindi disegnando, facendo scorrere il mouse sullo schermo e appunto vediamo come realizzarlo attraverso il codice. Quindi passiamo subito a creare un nuovo progetto di Scratch. Ora, per disegnare, la prima cosa che ci serve di fare è aggiungere l'estensione della penna e quindi andiamo qui in basso a sinistra nell'area dove possiamo cliccare per aggiungere un'estensione. Facciamo aggiungi estensione e come vedete la seconda estensione disponibile è proprio quella della penna, che ci permette di disegnare usando gli sprite. Disegnare usando gli sprite significa che gli sprite, attraverso il movimento appunto dello sprite, lasceranno una traccia sullo schermo, sul canvas, come viene chiamata. Allora, ecco, vedete che una volta aggiunta l'estensione è apparsa qui sotto, appunto la categoria dei blocchi della penna, e dentro ci sono tutti i blocchetti di istruzioni che ci permettono di disegnare. Allora prendiamoci uno sprite migliore del gatto. Allora, per disegnare ovviamente lo sprite può essere anche tendenzialmente un puntino o comunque invisibile, perché tanto è, diciamo, quello che conta è il disegno. Ma adesso, tanto per renderci conto, prendiamo la matita e useremo come questo sprite matita, come appunto il disegnatore, lo sprite che disegnerà. Allora, questa matita innanzitutto facciamola un po' più piccola perché effettivamente è un po' troppo grande. Quindi andiamo nella categoria aspetto e ci andiamo a cercare l'istruzione che ci permette di cambiare la dimensione dello sprite, che ovviamente all'inizio dei tempi è il 100%. Proviamo a metterlo al 50%, ad esempio, a vedere se ci va bene. Ecco, direi che il 50% come dimensione già può andare bene. Quindi il nostro programma, quando si clicca sulla bandierina, la prima istruzione sarà quella di portare la dimensione della sprite matita al 50%. E ora come facciamo a disegnare? Beh, appunto abbiamo qui i nostri blocchi per disegnare. Allora, quando noi disegniamo, ovviamente non facciamo altro che alzare ed abbassare la nostra mano sul foglio mentre disegniamo, quindi il tratto si compie nel momento in cui noi abbassiamo la penna e poi mentre l'alziamo ovviamente non si sta disegnando. Quindi questa azione di movimento di alzare e abbassare la penna è quella che ci permette appunto di ottenere dei disegni fantastici. Quindi abbiamo a disposizione appunto queste due istruzioni: penna giù e penna su, che ci permettono di fare esattamente quella cosa di cui stavo parlando. Quindi la prima cosa che facciamo innanzitutto è alziamo la penna, poi puliamo lo schermo in maniera, questo diciamo è il famoso cancellino che ci permette all'inizio del programma di cancellare eventuali disegni precedenti, e possiamo decidere un colore di penna. Quindi abbiamo la possibilità di portare il colore della penna vediamo qui noi possiamo comporre i nostri colori, e ad esempio con questo modo possiamo fare il rosso, oppure possiamo andare a catturare un colore sullo schermo. Poi vediamo dopo come utilizzare questo picker, come viene chiamato, diciamo selezionatore. Allora, il nostro programma per il momento dice: se io faccio penna, quindi porta dimensione, alza la penna, pulisci lo schermo e porta la penna a questo colore rosso. A questo punto mettiamo anche una dimensione. La dimensione della penna è appunto la dimensione della punta. Quindi verrà un tratto più o meno grande in funzione di che il numerino che mettiamo lì. E per il momento mettiamo un numero, mettiamo 10. Anzi, facciamo così: mettiamo adesso un bel numerone, tipo 50, quindi farà un bel tratto la nostra penna. Ora, che succede? Per il momento non succede nulla, nel senso che la nostra penna
non sta ancora disegnando perché la penna è sollevata, ma appena noi facciamo penna giù, quindi se io adesso faccio clic su questa istruzione, vediamo cosa succede. Succede che è stato disegnato un bel pallino, quindi un puntino rosso sullo schermo. Ora proviamo a spostare un attimo. Ecco, mettiamo la penna qui e faccio di nuovo penna giù e vedete che appare un altro puntino. Ora la cosa però qual è? Che lui sta disegnando, diciamo, dietro la punta della, diciamo, dietro la matita, non sta disegnando sulla punta della matita. Questo perché? Perché il baricentro dello sprite è, diciamo, è proprio al centro del disegno, del costume. Quindi quello che dobbiamo fare è entrare nell'editor del costume, selezionare tutto il nostro diciamo costume, magari per sicurezza lo raggruppiamo, ecco. A questo punto, come vedete, qui c'è un mirino, ecco, lo vedete questo mirino. Questo qui è il baricentro dello sprite. Noi non dobbiamo fare altro che farlo corrispondere con la punta della matita. Quindi torniamo nel nostro programma, spostiamo la penna e vedete che adesso lui disegna esattamente dove è la punta della matita. Quindi adesso possiamo rimettere un valore di dimensione un po' più accessibile, tipo 10. Quindi rieseguiamo il programma e se faccio penna giù vediamo che appunto lo sprite sta disegnando esattamente sulla punta della nostra matita. Ebbene, sta funzionando. Ora, noi vogliamo che il nostro, diciamo, che questa cosa avvenga attraverso il movimento del mouse, cioè che noi possiamo disegnare muovendo il mouse. Quindi, che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo far sì che lo sprite matita segua, diciamo, il mouse. E come facciamo a fare questo? Abbiamo in particolare un'istruzione che raggiungi, quindi andiamo nella categoria del movimento dello sprite e tra le varie istruzioni abbiamo raggiungi e l'istruzione raggiungi non una posizione a caso, ma raggiungi il puntatore del mouse. Ora, questa istruzione ovviamente se eseguissimo questa istruzione, facciamo penna giù, poi otterremo, diciamo, un disegno, ma poi, come vedete, non sta accadendo nulla, nel senso all'inizio dei tempi raggiunge il puntatore del mouse, ma poi non fa più nulla. Perché? Perché vi dovete sempre ricordare che il programma non è altro che una sequenza di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altro. In questo caso il programma, quando raggiunge l'ultima istruzione che gli dice appunto di raggiungere il puntatore del mouse, dopo non fa più nulla perché non ha altre istruzioni da eseguire, quindi non fa più nulla. Questo significa che noi per eseguire costantemente questa istruzione non dobbiamo far altro che usare un'istruzione di controllo che dica per sempre raggiungi il puntatore del mouse. Allora, innanzitutto togliamo questa penna giù per vedere se quest'effetto di raggiungere il puntatore del mouse per sempre sta funzionando. Eseguiamo il nostro programma e come vedete la matita sta seguendo il puntatore del mouse. Io sto muovendo il mouse sullo schermo e la matita lo sta seguendo. Quindi questo già è un buon viatico per poter poi disegnare. Però dobbiamo fare in modo che la matita disegni. Quindi che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo, stoppiamo il programma, dobbiamo prendere il nostro penna giù e metterlo, ad esempio, prima di questo per sempre e eseguire il nostro programma. E a questo punto vedete che appare, diciamo, il disegno sullo schermo. Ora, la cosa però qual è? Che come io mi muovo sullo schermo, lui sta disegnando, quindi non riuscirò a fare un disegno, diciamo, compiuto perché non saranno altro che delle tracce continue sul fatto che io sto muovendo, non sto alzando mai la penna dallo schermo. Quindi devo trovare una strategia, un algoritmo per far sì che diciamo, la penna disegni solo quando io voglio. Allora, ci sono vari modi per fare questo.
Uno di questi è per esempio scegliere dei tasti della tastiera che quando vengono attivati la penna disegna o meno. Io vi propongo di usare un controllo di nuovo, quindi togliamo il penna giù qui perché non vogliamo che la penna sia giù dall'inizio. Dall'inizio vogliamo che la penna sia su e questo è il nostro primo, diciamo, pezzo di codice. Poi facciamo un altro controllo per sempre perché vogliamo che la penna sia giù solo quando il mouse viene premuto, non solo quando lo muoviamo. Vogliamo che quando premiamo il tasto del mouse, allora la penna vada giù. Quindi possiamo usare un'istruzione per sempre perché lo dobbiamo fare per sempre questo controllo. Quindi diciamo un altro pezzo di codice, un altro script. Per sempre dobbiamo verificare che cosa? Che se andiamo qui nell'area dei sensori, troviamo se il pulsante del mouse è premuto, vedete che c'è proprio un sensore apposto che mi dà la possibilità di controllare se il pulsante del mouse viene premuto. E come vedete è di forma esagonale e va perfettamente qui dentro. Quindi io faccio un controllo per sempre, dico se il pulsante del mouse è premuto, allora vado nella mia penna e la metto giù. Altrimenti significa se invece non è premuto, quindi altrimenti, allora la penna va su. Quindi questo blocco che viene controllato per sempre dice se il pulsante del mouse è premuto, la penna deve essere abbassata. Se non è premuto, quindi altrimenti, la penna deve essere alzata. Vediamo se tutto sta funzionando. Quindi ora io mi sto muovendo e come vedete la mia penna non sta disegnando. Adesso provo a cliccare e vedete che è già apparso un punto. Ora mi muovo sullo schermo e riesco a disegnare. Alzo la matita, poi la abbasso e come vedete riesco a fare dei disegni a mio piacimento. Non so bene adesso che cosa sto facendo. Ma insomma, sto disegnando a mano libera e decido io con il puntatore del mouse quando abbassare, con il pulsante del mouse, quando abbassare la penna. E già siamo un pezzo avanti, abbiamo già fatto una buona parte di codice che ci permette di disegnare a mano libera. Ora però dobbiamo introdurre, diciamo, degli elementi. Ad esempio, poter utilizzare una specie di, diciamo, delle icone da mettere sulla parte, ad esempio, destra o sinistra del nostro canvas, della nostra area di disegno, per decidere, che cosa fare. Ad esempio, possiamo voler cambiare colore, oppure magari vogliamo cambiare la dimensione della penna, oppure vogliamo, pulire tutto lo schermo. Ecco, iniziamo con il pulire lo schermo. Potremmo andarci a cercare in rete tutta una serie di icone del cancellino, della matita e così via. Io provo a utilizzare qualcosa che c'è già, quindi ad esempio prendiamo, ecco, usiamo questo come pulsante di cancellino, quindi ce lo andiamo a posizionare da qualche parte. E diciamo che questo pulsante qui è il cancellino. Ora, siccome è molto grande, anche in questo caso mettiamo l'area aspetto e portiamo la nostra dimensione al 50% di questo che sarà il cancellino. Vediamo un po', forse anche possiamo farlo ancora anche più piccolo, diciamo il 35%. Ok, questo qui è il nostro cancellino per il momento, ce lo mettiamo in un'area proprio qui sull'estrema destra e quindi nel momento in cui lo andiamo a posizionare facciamo pure che all'inizio dei tempi lo definiamo anche la posizione di partenza in maniera tale che se dovessimo inavvertitamente spostarlo lo possiamo riposizionare, diciamo eseguendo il programma, rieseguendo il programma, il nostro in questo caso cancellino torna alla posizione iniziale. Quindi, se
ci mettiamo la solita bandierina e poi siamo a questo punto. Ora che cos'è che vogliamo? Vogliamo che se possiamo fare un controllo, cioè se il mouse è qui sopra, o meglio, se viene diciamo premuto questo, diciamo, se viene fatto clic su questo sprite, vogliamo che venga pulito lo schermo. Quindi una cosa che possiamo fare, un controllo è se vediamo un po' se sta toccando il puntatore del mouse, quindi noi possiamo fare un controllo per sempre e possiamo dire che se diciamo quindi per sempre se il nostro sprite sta toccando il puntatore del mouse, possiamo fare in modo che lo schermo venga pulito. Vediamo se questa cosa funziona. Quindi noi muoviamo, facciamo un disegno. E poi io mi avvicino. E come vedete, come io mi avvicino a questo cancellino, il disegno scompare. Ok, quindi perché? Perché diciamo per il momento il programma è che se il mouse, il puntatore del mouse è sopra di lui, viene eseguita questa istruzione. Non è detto che questa cosa ci vada bene, perché magari potremmo magari passarci sopra per errore e cancelliamo. Quindi in questo caso quello che possiamo fare è fare un controllo doppio, cioè possiamo dire se il puntatore del mouse sta toccando questo e se ci sto premendo anche il tasto sopra. Quindi la mia verifica è che ci devo andare sopra, ma devo anche cliccare con il, cioè, premere il pulsante del mouse. Quindi mi vado a prendere l'altro sensore, quindi se sta toccando il puntatore. E se il pulsante del mouse è premuto, le dobbiamo verificare tutte e due. Per farlo abbiamo l'istruzione, l'operatore, diciamo logico E. Quindi se queste due condizioni sono vere, se il puntatore del mouse sta toccando lo sprite e nello stesso momento se viene premuto il pulsante del mouse, allora pulisci lo schermo. Vediamo se questa cosa è vera, quindi io faccio il mio disegno e poi vado sul mio cancellino e come vedete non accade nulla. Se clicco, preme, si cancella tutto quanto, quindi se premo il pulsante si cancella tutto quanto. Riproviamo, vado sopra, non accade nulla. Se ci premo il pulsante del mouse si cancella. Quindi fino a qui ci siamo. Vediamo, stiamo notando che però la nostra matita si mette dietro al nostro, diciamo, sprite cancellino. Per ovviare a questa cosa, all'inizio del programma possiamo definire che nella parte aspetto, che questo lo sprite cancellino all'inizio del tempo deve andare indietro, o lo mandiamo direttamente indietro, possiamo mandarlo in secondo piano, quindi a questo punto dovrebbe, esatto, vedete, diciamo in questo punto ci siamo, che diciamo sta in secondo piano rispetto alla matita. Quindi se io disegno, poi vado qui e abbiamo già anche risolto questa parte. E ora facciamo conto che vogliamo cambiare il colore oppure vogliamo cambiare la dimensione. Proviamo ad esempio a fare uno sprite, degli sprite che ci permettano di cambiare il colore. Quindi anche qui ci prendiamo delle icone. prendiamoci qualcosa di semplice, quindi tipo, ecco, prendiamo, ma altrimenti ce lo disegniamo direttamente.
Quindi ci disegniamo un nuovo sprite e nell'area dei costumi diciamo che utilizzeremo un cerchio. E quindi ad esempio questo qui potrebbe essere facciamo un po' più piccolo, mettiamolo qua. Ecco, questo per esempio potrebbe essere uno dei colori che scegliamo per il nostro per la nostra penna, ad esempio questo qua. Ecco, decidiamo che questo qui è uno dei selettori del colore. Quindi questo sprite qui adesso lo andiamo a posizionare qui sotto, magari lo facciamo anche lui un po' più piccolo, quindi all'inizio dei tempi, porta dimensione, facciamo al 75%, vediamo un po', direi che può andare, e lo mettiamo, diciamo, qui sotto, per sicurezza ci mettiamo anche la sua posizione iniziale. Ora che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che quando io premo questo sprite, quando faccio clic su questo sprite, cambi il colore e prenda il colore associato, diciamo, a lui stesso, a questo colore qui, questo blu. Ora per farlo ci sono anche qui, come al solito, tanti modi. E quello che vi propongo è quello di innanzitutto prenderci più o meno questo controllo qui, vedete? Noi dobbiamo comunque controllare se siamo sopra allo sprite, in questo caso selettore di colore blu, e se lo stiamo premendo, altrimenti ci troviamo sempre nel solito discorso che cambierebbe colore semplicemente passandoci sopra. Quindi ci prendiamo questo blocco e ce lo portiamo nella valigetta perché ci servirà subito dopo. La valigetta ci permette di salvarci dei pezzi di codice qui dentro che poi possiamo utilizzare per gli altri sprite. Adesso lo riattacchiamo qui. Quindi andiamo nello sprite colore blu, ci andiamo a prendere il codice che ci siamo appena copiati. Ora qui l'unica cosa che dobbiamo fare è cambiare il controllo. Allora, ho la sensazione che se noi cambiassimo il colore della penna, perché non l'ho provato, quindi abbassiamo la valigetta, direttamente da qui probabilmente non funziona. Proviamo. Innanzitutto noi dobbiamo appunto cambiare il colore della penna. Come facciamo a cambiare il colore della penna? Possiamo dire porta, se sta toccando questo sprite e se il pulsante è premuto, porta il colore della penna a quale colore? O ci abbiamo, diciamo, i valori. Oppure possiamo andarli a catturare direttamente dallo schermo. Quindi, come vedete, mi appare una specie di puntatore. Ci vado sopra e premo e automaticamente mi viene compilato, diciamo, i tre valori che servono per raggiungere quel colore. Ora non sono sicuro che però questa istruzione funziona, quindi proviamo. Allora, disegniamo all'inizio dei tempi il colore blu. Andiamo qui sopra, selezioniamo il blu. E vediamo se cambia colore. Ecco, non sta cambiando. Infatti era quello che supponevo accadesse, cioè non sta cambiando il colore. E quindi quello che dobbiamo fare è, probabilmente uno dei modi per farlo è quello, ad esempio, di inviare un messaggio. Inviare il messaggio, diciamo, blu. Perché la penna in realtà, diciamo, il colore della penna probabilmente appartiene a quest'altro sprite e quindi non lo cambia. Però quando viene premuto io invio un messaggio e invio a tutti gli sprite un messaggio blu. A questo punto il nostro sprite matita, possiamo dire che quando lo sprite matita riceve il messaggio blu, quello che può fare è cambiare. Quindi quando ricevo blu, cambio il colore della penna A e me lo vado a prendere direttamente come abbiamo fatto prima con il picker, ecco qua, a blu. Ora vediamo se questa strategia invece funziona. Quindi eseguiamo il nostro programma, comincio a disegnare, poi cambio colore e vediamo se sta cambiando
il colore e effettivamente il colore sta cambiando. E ovviamente adesso ho solo la possibilità di non posso tornare indietro al rosso perché mi manca, diciamo, l'altro pallino. Ma con questo sapete che posso cancellare tutto. A questo punto, diciamo, ho solo un colore a disposizione, però adesso abbiamo imparato. La cosa semplice che posso fare è duplicare questo sprite del blu e spostarmelo, quindi lo vado a mettere qui sotto e vado nello sprite, in questo sprite, il costume, gli andiamo a cambiare colore, a questo punto non è più blu, ma lo facciamo diventare rosso. Ecco qua. E a questo punto dobbiamo cambiare il messaggio che invia. Invierà il messaggio rosso. Quindi abbiamo un altro sprite che è quello per il selettore rosso, che quando viene toccato e con il mouse, pulsante del mouse premuto, invierà rosso. Ho scritto rosso, ma comunque era uguale. Rosso. E tornando sulla matita possiamo dire che se duplichiamo questo codice, che se invece riceve il messaggio rosso, deve portare la penna al colore e ce lo andiamo a prendere con il picker rosso. A questo punto vediamo, diciamo, se tutto funziona. Mi sa che è successo qualcosa. Sì, ci siamo. Questo sprite se n'è andato in alto perché si è andato a sovrapporre, il rosso si è andato a sovrapporre al blu, quindi spostiamolo a, non so, a 159, così. No, è meno, diciamo, deve stare in basso, quindi spostiamolo a 59. Ok, a questo punto diciamo noi abbiamo che all'inizio dei tempi coloriamo con il rosso, poi scegliamo il blu, oh no, non l'ho preso, scegliamo il blu e poi riscegliamo il rosso, anche qui dobbiamo rimettere di andare in secondo piano, poi scegliamo il blu. Non l'ha preso, ecco qua. E così via. Quindi stiamo andando avanti nel nostro editor e qui dobbiamo fare in modo che questi sprite vadano tutti in secondo piano. E quindi andiamo nella parte aspetto e diciamo vai in secondo piano. E anche questo va in secondo piano. Ora, se volessimo, e poi magari andiamo avanti, se volessimo fare in modo di non cancellare tutto il disegno, ma solo una parte di questo, come potremmo fare? Beh, non, diciamo, il modo per poter ritoccare il disegno che abbiamo fatto è quello di cancellare solo una parte. Per cancellare solo una parte, la strategia migliore che possiamo prendere è di prendere come colore della penna il colore dello sfondo. Quindi ci prendiamo questo sprite, lo duplichiamo e quindi abbiamo un terzo colore. Questa volta ce lo andiamo a mettere ad esempio a 0 di Y, forse un po', mettiamola a 20. Ok. Ora, il colore di questo sprite dovrà essere tendenzialmente il colore di fondo. Il colore di fondo è bianco e quindi ci servirà appunto il colore bianco. Quindi mettiamo 00 100. E per farlo vedere però ci serve un contorno e quindi mettiamo un contorno, non so, così, e lo facciamo un po' spesso in maniera tale che si veda. Ecco qua. Quindi abbiamo, diciamo, l'ultima opzione è quella del colore bianco. In questo caso invia a tutti
nuovo messaggio, invece che rosso, invece che blu, diciamo bianco. E quando la nostra matita riceve bianco, la penna diventa bianca. Vediamo che succede. Quindi io vado a fare un bel disegno. Anzi, cancelliamo, inizio a disegnare. Poi voglio fare dei petali. Uno esce un po' troppo fuori e quindi dovrò correggere questi errori. Quindi mi vado a prendere il colore bianco e se tutto sta funzionando, non sta funzionando. Probabilmente c'è, ecco, adesso sta funzionando. Abbiamo preso il bianco e come vedete sto disegnando di bianco, che significa di fatto che sto cancellando, diciamo, i colori precedenti. Ok? Quindi con il bianco non faccio altro che simulare la cancellazione. In realtà sto disegnando di bianco, quindi se io adesso faccio così, diciamo, è come se stessi disegnando sopra, ma sto cancellando. Ecco, direi che siamo abbastanza avanti con questo progetto. Lascerei adesso a voi di andare avanti con altri, diciamo, icone qui per ingrandire o diminuire la penna. Magari potrebbe essere il caso di un tutorial successivo, l'estensione a questo. Nel frattempo provateci voi, a provare a far sì di mettere delle, appunto, delle, di mettere delle, delle degli sprite che ci permettono di cambiare la dimensione della punta. Quindi per il momento di questo tutorial è tutto, ci vediamo al successivo. Ciao!